Cari amici, buonasera a tutti e soprattutto buon anno. Sono Mariella Mengozzi, il direttore del Museo Nazionale delle Automobili di Torino e come ogni martedì vi do il benvenuti al nostro appuntamento settimanale con i MAU Talks. Quindi abbiamo già incontrato nelle settimane scorse il Museo Alfa Romeo, il Museo Nicolis e anche il Polo del Novecento con i loro direttori e oggi abbiamo un altro appuntamento che spero sarà interessante per tutti voi con il Museo Fratelli Cozzi, che è un museo di automobili recente come museo, ma ha una storia già molto lunga, come ci racconterà la sua direttrice, presidente, Elisabetta Cozzi, che adesso vado ad aggiungere alla nostra conversazione. Intanto aspetto, do ancora qualche secondo perché possiate tutti collegarvi, vedo che c'è grande interesse. Questa sera avremo anche una sorpresa perché finalmente abbiamo chiesto a Elisabetta se poteva essere in diretta dal museo, quindi potremo anche farvi vedere qualche vettura. Purtroppo, come sapete, i musei sono tutti chiusi, quindi nelle puntate precedenti non era stato possibile. Invece, questa volta abbiamo la possibilità anche di vedere qualche cosa dal vivo insieme a Elisabetta. Quindi, se ci seguirete fino alla fine, daremo uno sguardo a questo museo che spero abbiate occasione poi di andare a visitare. Ecco, allora. Intanto vediamo subito di collegare Elisabetta, vediamo se la troviamo. Fratelli Cozzi qui. Vediamo se Elisabetta si collega, se ci sta aspettando. Sono sempre giornate così di sospesa. Eccola Elisabetta, buonasera e buon anno, che Ciao bello Sorella, vederti. anche per me, Che grande bello, oh, piacere. guarda qua già che bello sfondo che vediamo. Bene, siamo già con gli occhi che luccicano, che brillano, molto bene. Grazie innanzitutto per essere qui con noi questa sera. È un momento particolare per tutti i musei, ancora stiamo aspettando, le prossime disposizioni che ci Sì. diranno cosa potremo fare. Non sento dire che i musei riapriranno presto, ma siamo tutti qui in attesa di sapere come dovremmo comportarci, quindi insomma attendiamo disposizioni. Allora, Attendiamo. Elisabetta, cominciamo la nostra chiacchierata intanto. Prima di tutto, parlaci del museo, cominciamo dal museo, che è recente, come ho anticipato, ma la collezione invece è molto risalente. Raccontaci com'è nata la vostra storia. Ma la nostra è una storia di una famiglia, in realtà parte dalla storia di un uomo, che è mio padre, che si chiama Pietro, e che è uno splendido 85enne. E lui, diciamo che con i suoi fratelli aveva 19 anni, decide nel 1955 di aprire qui a Legnano, dove è anche la sede del museo in provincia di Milano, a diciamo un quarto d'ora di strada da Milano, decide di aprire un punto per la vendita e la riparazione di Alfa Romeo. E quindi, insomma, il periodo è chiaro a tutti, il secondo dopoguerra del boom economico, dove le famiglie vogliono avere un'automobile, vogliono avere tutto quello che permette di essere liberi e indipendenti. E quindi lui inizia a vendere il sogno dell'automobile, ma in realtà il sogno dei sogni, perché le Alfa Romeo erano sicuramente, dai, le auto più amate. Certamente, Almeno allora lo certamente. erano, adesso lo sono ancora tanto. Ma allora erano sicuramente le auto più amate del mondo, perché vincevano, perché insomma erano un sogno vero e proprio. Erano anche bellissime, quindi sicuramente nell'Italia della rinascita del dopoguerra veramente erano Eh sì, poi plusamente, anche Lancia, ma magari insomma c'erano ne grandi. guardiamo qualcuna insieme, poi magari perché poi uno quando le vede dice, ma già, quella Eh era. certo, tu tra l'altro sei proprio seduta a bordo, di una vettura. Sì, Dove io sono sei? seduta, Raccontaci. sono seduta a bordo di questa 2006 Spider Touring Superleggera, che anche questa è un'auto Invidia. leggendaria del 62. Certo. Fra l'altro, pensa che l'auto con cui ho fatto la prima gara di regolarità della mia vita con mio marito Wow. Marco, il Gran Premio Nuvolari, non sapevo assolutamente nulla, quindi ho dovuto imparare tutto, come prendere i tempi. È stata un'esperienza Certo. molto bella, sì, il motorismo Mamma che storico mi ha meraviglia. molto.
E senti, quante vetture ci sono nel vostro museo? Quante ne hai in esposizione? Ti dico appunto la cosa di mio padre, nel senso che così arrivo a quante vetture ha. Quando Sì. lui ha iniziato a, diciamo, a vendere queste automobili, si è letteralmente innamorato, no? E lui anche dice sempre che ha conosciuto prima l'Alfa Romeo di mia mamma, che quindi questo è il suo innamoramento è prima. Allora lui si è innamorato talmente tanto di queste auto che non se ne voleva separare. E quindi lui, mano a mano che le vendeva, ne teneva una da parte. Quindi lui ha tenuto un'auto per ogni modello prodotto da Alfa Romeo dal Wow. 1950 ai giorni nostri, quindi sostanzialmente ne ha collezionate più di 60. Quindi il Al numero delle auto del museo è stato proprio il risultato di questa raccolta di tutta la produzione. Insomma, lui ha sposato l'Alfa Romeo quando l'Alfa Romeo più o meno era a metà della sua vita, no? Insomma, È di... strano che non ti abbia chiamato Giulia o Esatto, cose vero? del Anch'io ho genere. sempre pensato. Però ti dico questa cosa divertente che io per molto tempo da bambina ero convinta che il mio cognome fosse Cozzi Alfa Romeo. Perché tutti ci chiamavano così. Tutti ci chiamavano così, no? Sì, Cozzi, perché è un cognome molto diffuso qui a Legnano. Quindi per Ok, distinguerci ci chiamavano Cozzi Alfa Romeo. e Io ero cozzi al seriamente convinta di chiamarmi così. Quindi sai, ce l'ho sempre avuto nel mamma mia. sangue questo marchio. E diciamo, quindi queste vetture sono state conservate e tuo papà anche le usava, quindi immagino per alcuni eventi, per manifestazioni. E intanto in parallelo proseguiva l'attività commerciale, quindi Esatto, dell'azienda. sì, infatti. Quindi Sì, perché in realtà sì. questo museo racconta la storia diciamo, della nostra famiglia, ma in particolare di mio padre che queste auto le ha vendute, ovviamente, non le ha fatte. E Infatti, quindi, quindi è una come storia. abbiamo visto anche con Silvia Nicolis la settimana scorsa, il vostro è un museo di impresa a tutti gli effetti. Esatto, sì. Sì. È un museo, diciamo che, come dice il presidente dei musei di impresa, Antonio Calabrò, è un museo del fare, no? Di chi attraverso questi oggetti racconta qualcosa che ha fatto. E Esatto. questo fare per mio padre è stato vendere le auto. Quindi le auto sono il modo attraverso cui lui racconta la storia del commercio, le prime vendite a rate. Poi guarda, un giorno non so se avremo occasione, ma leggere dei manuali dei venditori degli anni 60 è spassosissimo, no? E poi lui ha, diciamo, tutta questa anche storia legata ai rapporti tra la concessionaria e la casa madre, quindi è proprio una storia dell'impresa commerciale nel mondo delle automobili, che poi, sai, è la storia del commercio, perché poi, diciamo, dal punto di vista anche del marketing, lui ha conservato, tra l'altro, in maniera straordinaria anche tutta la parte di comunicazione. I poster, le fotografie, le insegne, e quindi tu le guardi e vedi anche la storia di quello, no? Di come si comunicava negli anni 60, 70, 80 e così via. Mamma mia, straordinario, sì, è un po' come anche al nostro museo dove c'è in parallelo con le auto, c'è anche la loro storia, Certo. i loro documenti, certo, sono diciamo una parte importante. Questo archivio è anche accessibile, lo rendete accessibile anche a chi è interessato, cioè in che modo è consultabile? Allora, sì, beh, noi siamo una piccola realtà, per cui tutto quello che abbiamo fatto, stiamo facendo, essendo anche nati da poco tempo, diciamo che cerchiamo anche di condividerlo, perché riteniamo che poi, sai, quando tu hai delle cose, più riesci a portare gli altri a conoscenza di queste cose, meglio hai fatto anche il tuo lavoro di divulgatore, no? Come Certo. museo. Quindi lui, oltre alle auto, avendo conservato così tanti documenti, noi abbiamo dovuto, diciamo, considerare la possibilità di fare un lavoro di archiviazione serio. E quindi abbiamo chiesto a un archivista professionista che è stata qua 2 anni e che ha lavorato anche molto in parallelo con mio papà, perché certe cose le poteva capire solo lui, no? E quindi ha archiviato tutti questi documenti che sono quasi 10.000. Non, mi rendo conto, magari per un museo come il vostro sono numeri piccoli, no? Ma insomma, è Però... un fondo importante, certo, 10.000 documenti E sono quindi lei tanti. appunto ha fatto questo lavoro. Noi adesso attraverso un software siamo in grado di accedere a tutte le informazioni che abbiamo e questo ci è molto utile. E poi abbiamo digitalizzato una parte di questo, quindi tutti i poster e tutte le fotografie e che abbiamo deciso di regalare a tutte le persone che amano questo marchio e anche appunto che amano conoscere questa storia pubblicandole sul nostro sito. Quindi sul nostro sito c'è proprio una parte dedicata all'archivio in cui si può vedere, non so, i poster dedicati a certe auto, le fotografie, quelle bellissime fotografie in bianco e nero dei VIP che usavano le Alfa Romeo, no? Pensa, Certo. foto quadrate 30x30 in bianco e nero,
con da Gina Lollobrigida a Rosanna Schiaffino, ai grandi personaggi anche politici, vicino alle Alfa. E quando vengono alle scuole, io dico sempre: no, scusate, questo è Instagram, le foto sono quadrate, ci sono gli influencer, c'è un prodotto da pubblicizzare. E quindi è la proprio per questo che la storia della comunicazione è affascinante, perché è fatta di corsi e ricorsi. Infatti, certo, che meraviglia. Senti, Elisabetta, ma il museo quando è nato invece? Perché quindi la collezione è nata in parallelo all'inizio dell'attività commerciale, quindi nel 55, eh? Invece poi, quando è che si è deciso di aprire il museo? Allora, è stato un regalo. Mio papà ha compiuto 80 anni nel 2015 e contemporaneamente la concessionaria ne ha compiuti 60. E allora a un certo punto abbiamo detto: beh, facciamoci un regalo speciale, che è quello in sostanza di trasformare una collezione privata, e diciamo un luogo non aperto al pubblico, in un posto invece più accogliente. Quindi abbiamo affidato questo incarico a due architetti e loro hanno, diciamo, disegnato qualcosa di particolare e anche, devo dire la verità, hanno fatto un bel contenitore per questo. Il contenuto era bello, mancava un bel contenitore e sono stati, direi, bravi. E la grande scoperta dell'archivio è venuta proprio lì, perché mio padre aveva tenuto via tutto, però sai, quando tieni via tutto decennio dopo decennio non è che hai consapevolezza di tutto quello che hai, mentre le auto si vedono, tutto il resto era un po' nascosto. E quindi, tirato fuori da un armadio, tirato fuori da un'altra, abbiamo recuperato un materiale che non ci aspettavamo per fare quello che noi poi abbiamo chiamato il Cozzi Lab, che è sostanzialmente l'archivio. E quindi, diciamo, nel 2015 noi abbiamo a ottobre aperto questo spazio. E devo dirti, per noi poteva finire lì, perché per noi era il posto che era sempre stato, no? Invece poi la cosa bellissima, che forse quella che è tra le cose più belle che davvero sono successe, è che le persone ci chiedevano di vederlo sempre di più, ma solo col passaparola, non esisteva nulla, no? E quindi, insomma, passano i mesi, passa il tempo, e quindi questa forte richiesta ci ha fatto immaginare di cominciare ad aprirlo al pubblico. Mese dopo mese, anno dopo anno, insomma, per arrivare ai giorni nostri, io ormai sono quasi 3 anni che mi occupo a tempo pieno solo di questo, perché è diventato una specie di, cioè, la mia vera occupazione, innanzitutto, anche se io sono. Non sono come te, insomma, che ti occupi di questo da sempre, no? Io ho fatto altre cose, quindi per me è Sì, dopo assolutamente una ci cosa. racconti, sì, certo. Però, insomma, con Però entusiasmo. senti, il museo è, diciamo, è aperto, però non è sempre aperto. Come si fa per visitarlo? Sì, allora, non è sempre aperto perché strutturalmente non siamo in grado di sostenere un'apertura costante e quotidiana. Noi Certo. abbiamo dato un taglio un po' diverso. La nostra idea è stata quella di far sì che questo museo fosse, come dire, un luogo quasi di famiglia, quindi che fosse visitabile nel momento in cui si organizza, si propone qualche cosa. Quindi il museo propone, degli eventi tematici che sono dedicati non solo alle auto, ma anche alla presentazione di un libro. Anzi, una delle cose che per noi è importante è proprio anche questo aspetto. Un po' più, diciamo, di cultura allargata, che riguarda tanti ambiti e aspetti, non solo quello automobilistico. E quindi, di base, questo periodo a parte, il museo apre al pubblico una volta al mese almeno, di solito anche di più, e con un'apertura, diciamo, dedicata ad un approfondimento. Quindi magari un intero pomeriggio dove c'è la visita, poi c'è un tema da trattare, sia automobilistico che non. E poi il museo apre per eventi, sia privati che aziendali, oppure apre ad esempio ai club che richiedono di fare una visita. Quello che noi facciamo fatica ad accogliere magari il singolo visitatore che il mercoledì alle 3 del pomeriggio ci vuole venire a visitare. Ci Questo è ho un po' più capito. difficile, però insomma E ci per le stiamo scuole organizzando. invece? Sì, certo, poi invece stavo arrivando esattamente anche a questo, invece per le scuole appunto noi facciamo costantemente un'attività di ricezione delle scuole, sia come gite scolastiche che come alternanza scuola-lavoro, progetti speciali legati anche all'Associazione dei Musei di Impresa. Sì, quella è una parte Certo. bellissima del nostro lavoro, entusiasmante. Sì. Condividere la Certo, storia con i anche per noi con ragazzi le lo è. scuole. Sì. Tra l'altro l'automobile è ricchissima di spunti, di storie, sia tecniche ma anche di cultura, di comunicazione, come dici tu, di design. Quindi è veramente bellissimo raccontare le automobili ai ragazzi. Senti, Sì, tra poi sai, l'altro un po'. parlando degli eventi che fate, so che avete vinto anche premi
prestigiosi proprio per, come location, best location. Raccontaci, sono sentito di un premio particolarmente prestigioso, Sì. premi. Io adesso devo dire, sono rimasta veramente colpita dalle tante iniziative anche diversificate che hai sviluppato nel tempo, perché dall'impegno per le donne, no? I Women in Power, piuttosto che la parte di architettura, la parte proprio anche culturale, insomma, avete fatto veramente tantissimo, devo davvero complimentarvi. Ma andiamo in particolare adesso sugli eventi, visto che parlavamo di quelli. Che cosa, che premio hai avuto e come mai sei riuscita a ottenerlo? Quali sono state proprio, diciamo, le caratteristiche che ti hanno più aiutato, diciamo, a distinguerti per questo? Best Location Award, cioè, Allora, addirittura dopo innanzitutto Cinecittà e The Mall, cioè non con dei concorrenti, mamma mia. Allora, innanzitutto ti ringrazio, anche mi fai un po' arrossire, però per noi, siccome il rosso è un No, ma colore guarda, davvero sei fondamentale, straordinario. noi arrossiamo rosso alfa, quindi va bene, Anche io mi sono messa rossa dai. proprio Ma ti ho in visto e onore. apprezzato tantissimo, anzi davvero grazie, grazie, l'ho apprezzato subito. Allora, in realtà il museo, diciamo che io sono stata per molti anni una manager e poi un'imprenditrice, per cui per me il museo non poteva essere un luogo semplicemente, diciamo, fatto da una parte, come dire, culturale che finisse nelle visite di persone, perché non era sufficiente per sostenerlo. Quindi, come tanti musei fanno ormai, noi abbiamo aperto le porte alla realizzazione di eventi. Perché il museo è diventata anche una location per fare eventi. Quindi io dico sempre che la mia è un'impresa che fa il museo, è un museo che fa l'impresa. Però ogni evento che si fa sono visitatori. Probabilmente, sai, anche visitatori che forse non sarebbero mai venuti. Quindi io credo moltissimo nel fatto che il museo, aprendo le porte anche per altri motivi, che non sono solamente quelli della visita pura, si arricchisca di persone che non avrebbe mai avuto. Va bene, tutto ciò premesso. Il discorso della location quindi nasce da lì, nasce da un obiettivo assolutamente economico. Io sono anche una grande sostenitrice del fatto che con la cultura si deve mangiare, se no è Giusto, difficile davvero fare le cose. Quindi il giusto. museo viene utilizzato dalle imprese per fare meeting, congressi, eventi, cene e così via. E ci siamo candidati come location per questo. E tipicamente ci sono dalle sale degli alberghi ai castelli, insomma. Vari luoghi, no? E quindi noi ci siamo candidati sempre un po' con questa cosa del dire, boh, non lo so, con tutti questi nomi, come giustamente hai detto tu, da Cinecittà, no? E invece poi siamo stati scelti, abbiamo vinto il terzo premio, di cui siamo assolutamente orgogliosi, come miglior location. E il motivo è anche legato al fatto che gli eventi si svolgono dentro, cioè esattamente dove sono io adesso, magari si svolge, non so, un meeting o una cena. Ecco, questo per dire che è un museo che è piccolo ed è in questo senso anche molto vivibile, no? Quindi accade tutto dentro qui. Quindi Sì, certo. forse è per Mamma questo mia. che è piaciuta come location. Certo, poi immagino che anche forse il contributo che date voi anche come team, perché voi comunque, cioè, tu hai delle persone che ti seguono, dei collaboratori con cui, no, lavori e sviluppi anche sia le strategie, ma anche poi tutte le attività. Quindi immagino che ci sia un modo per coinvolgerli, insomma, che sei anche come me, ex manager, adesso da imprenditrice, però che hai delle tecniche anche raffinate per gestire, diciamo, tutte queste iniziative. Ma guarda, io devo dirti che la vera formula segreta è che questo è un museo di famiglia. Nel senso che anche quello quando sento raccontare anche Silvia, anche se il suo museo è molto più grande, Silvia Nicolis, anche se il museo è molto più grande, molto più strutturato, però questa impronta familiare, quindi questo fatto che ci sia il confronto diretto con me, con mio padre, io ci tengo ad essere sempre presente a tutti gli eventi, sia quelli che di apertura al pubblico, ma anche quelli aziendali. E pensa che addirittura mio padre viene richiesto come saluto iniziale alla convention, no? Proprio Certo. perché si respira questa aria di accoglienza, di forte familiarità e legame. Credo che un po' uno dei motivi per cui le persone ci amano molto sia questo, perché è un museo dove
anche le persone stesse sono protagoniste. Sai quante persone vengono qua per raccontarci la loro storia, per condividere la loro storia? Ma sai quanti regali ci portano? Ma ci portano, pensa a questo signore che è recentemente scomparso, i suoi eredi ci hanno donato la sua collezione di macchinine Alfa Romeo, perché sapevano che lui avrebbe desiderato così. Questi signori ci portano le fotografie di quando loro da piccoli andavano al mare sull'Alfa Romeo. Cioè, ti assicuro che è una cosa di un'emozione e credo che qui si Certo. sentano proprio liberi di parlare di sé. Due ragazzi di 20 anni si sono fidanzati qua, ci hanno chiesto il permesso di fidanzarsi vicino all'auto dei loro sogni. Cioè, Ma che quindi, bello, quello sì, bellissimo. quello è Ah, bellissimo. poi tu fai anche tante altre iniziative, cioè al di là degli eventi dedicati, diciamo, con gli ospiti, conferenze, però fai anche delle cose interessanti, coinvolgenti per i visitatori. Raccontaci qualcosa, perché il te lo racconto, ho partecipato anch'io, ma Brava, poi sì. altre cose, che tu ti immedesimi proprio nel visitatore, pensi a quello che vorrebbe fare, quello che vorrebbe vedere, eh? È Cercare proprio di così, soddisfare. quando ci hanno impedito, giustamente, anche ci mancherebbe altro, di ricevere le persone, allora noi ci siamo chiesti, ma qual è la cosa che invece quando le persone vengono non gli permettiamo di fare? Allora, la prima cosa non gli permettiamo, nel senso che non tutti possono dire io arrivo e salgo su una macchina, quindi ci Certo. siamo inventati sali subito in macchina, per cui le macchine viste da dentro, no? Quindi abbiamo fatto questa cosa. Ok. L'altra cosa è anche i racconti, cioè durante una visita guidata queste persone iniziano a raccontare, ma sai che a volte raccontano per minuti e minuti e ovviamente tutti gli altri che ci sono alla visita dicono, ma insomma. Cioè, quindi voi fate la visita, come funziona questa cosa che è il visitatore che racconta? No, no, nel senso che mentre noi raccontiamo del museo, allora magari il visitatore dice sì, anch'io con quella macchina lì e racconta la sua storia. No? E allora questa cosa a noi spiace perché guarda che sono racconti bellissimi, sono i racconti delle persone. E allora abbiamo Certo. detto, caspita, ma noi ci dobbiamo inventare qualcosa per cui le persone davvero ci raccontano che cosa hanno fatto con la loro Alfa Romeo dei sogni, oppure Ok. come nel tuo caso con un Alfa Romeo speciale che tu hai al museo. E quindi c'è, non so, questa nostra conoscente che ci ha raccontato di aver fatto una gara di regolarità con sua nonna, ci ha raccontato che la macchina si è fermata e quell'altro che. Cioè, hanno avuto la possibilità, persone, diciamo, amiche del museo, comunque, non so, l'ha raccontata, non so, l'Alfa 164 l'ha raccontata Fumia, che è il suo designer, no? Quindi lui ha Certo. raccontato degli episodi. È Enrico che Stessa cosa salutiamo. Macari. Eh sì, infatti lo salutiamo se ci sta seguendo. E quindi questa cosa ci è piaciuta perché ci ha dato l'idea di dare la possibilità di raccontare. E l'altro Certo. aspetto, come ti dicevo, l'archivio. L'archivio non è che proprio tutti possono entrare, aprire, sfogliare, no, diventa un po' difficile. E quindi anche in questo caso abbiamo fatto un format dedicato all'archivio che si chiama Parcheggio in Archivio. Così, insomma, qualche cosa ci siamo inventati. Ah, beh, insomma, comunque direi che sono iniziative sempre che coinvolgono gli appassionati, quindi insomma tutto bene. E invece come mostre temporanee riuscite a fare anche delle iniziative specifiche su alcuni aspetti, non so, celebrazioni di modelli, avete fatto qualcosa? Adesso il 2020 è stato un anno un po' Esatto. particolare, ma avete qualcosa in programma per così comunicare il museo, attirare al di là di queste iniziative più, diciamo, più spicciole, diciamo, più dedicate ai visitatori, ma proprio sul contenuto delle vetture. Ci sono delle programmazioni? Sì, diciamo che adesso ad esempio una delle prime cose con cui vorremmo ripartire, avevamo questo appuntamento promesso ai nostri visitatori e follower con Mike Robinson, il grande designer, lui insomma, ha disegnato auto Certo, straordinarie e lui appunto certo. sarebbe stato molto felice di venire qui a raccontare un po' di auto che ha disegnato, quindi questo penso che potrebbe essere il primo evento con cui riapriremo. Quindi. E Ok. ci racconta sicuramente anche legate al mondo Bertone, ha un sacco di cose da raccontarci. Poi noi facciamo parte dell'associazione Museo City, quindi che sono i più importanti musei della città metropolitana, che a marzo tutti gli anni fa un'iniziativa e quest'anno l'iniziativa è dedicata ai musei e alla città dove sono. E questo è molto bello perché il legame tra il museo e la città è una cosa a cui noi teniamo moltissimo, che ci sia un reciproco interesse, amore, condivisione, collaborazione. E quindi insomma questo ad esempio appunto sarà So l'evento che farà che per esempio marzo. finanziate anche delle borse di studio per gli studenti del vostro territorio, Sì, vero? esatto, sì, Sì, infatti penso che sosteniamo una fondazione sia.
per far studiare, sì, esatto, sì. Diciamo che ci piace anche essere molto legati alla nostra città, che è una città non grande, di 60.000 abitanti, ma che per noi è fondamentale, perché è qui che l'azienda poi è nata, è cresciuta e tuttora c'è, insomma. Senti, invece per le donne, dai, parliamo di donne adesso con te, che insomma so che questa iniziativa della Woman in Power, come è nata e a che punto siete, cosa vorresti fare? Che so che avete fatto delle iniziative fantastiche anche proprio sulle auto, proprio con le Ma auto. allora, guarda, la cosa fondamentale è innanzitutto partire dallo slogan che oggi ci accompagna, che sono donne, motori, gioie e basta, perché questo, a questo teniamo moltissimo, e lo dico visto che poi, insomma, soprattutto le donne nei musei di auto sembra che si stiano sempre più, anche adesso al Museo Mille Miglia, insomma, Esatto, con stiamo Maria Bussolati, tendendo certo. bene. E in realtà, sai Cerchiamo di perché invitare nasce? anche lei adesso a queste chiacchierate, anche Volentieri, Maria. l'ascolto volentieri perché non la conosco. Questo progetto nasce nel 2008, quindi ormai ha già 12 anni, anzi quest'anno 13 ne compie, e nasce perché l'abbinamento tra donne e automobili dal punto di vista dell'immagine non mi è mai piaciuta, mi ha sempre disturbata come donna, ma in realtà come essere umano, a prescindere dal genere, non l'ho mai trovata corretta. E quindi la nostra idea era quella che invece le donne e le automobili possono essere legate da immagini decisamente più interessanti, più belle, più corrette, più coerenti con quella che è l'immagine della donna. E quindi abbiamo scelto delle donne importanti, le abbiamo messe alla guida delle auto e abbiamo detto che per noi, insomma, donne e motori erano la valorizzazione del mondo femminile per quello che le donne fanno, che sono, insomma, tante, Molto tante bene. cose. E Noi tra l'altro la quest'anno, scusami, quest'anno noi abbiamo in programma, se potremo rispettare quello che ci siamo prefissati, abbiamo in programma una bella mostra su Cati Torta, che era un'artista torinese, pittrice, appassionatissima di automobili, che ha guidato fino a 90 anni, ha guidato Porsche, anche insomma altre vetture, ma veramente con molta grinta, quindi ci farà piacere anche ricordare questa figura femminile, quindi per dirti, ma ce ne sono tante, ce ne sono tante. No, infatti adesso diciamo che questo movimento annovera più di 300 donne e il museo è proprio la casa delle Woman in Power. Quindi Ah, fantastico. siamo diciamo, orgogliosi di questo, perché anche questo movimento, insomma, ha ricevuto l'encomio delle Nazioni Unite. Insomma, sono molto contenta Wow, perché è un modo Elisabetta, di mettere bellissimo. un piccolo semino su una cosa a cui particolarmente tengo. Certo, molto importante, bravissima. Senti Elisabetta, vedo qua sempre il nostro Diego Villani che ci ha seguito anche negli appuntamenti precedenti, che chiede di fare la visita virtuale perché lui è lontano. Come si Sì, fa a vedere il tuo museo? allora dovete avere la pazienza che stacco il telefono, quindi magari un po' di traballo c'è, poi giro e vi faccio fare Dai, un giretto. proviamo a fare questa Proviamo. visita, a farvi vedere qualcosa. Scendo. Allora, giriamo qua. Partiamo dalla meravigliosa insegna Alfa Romeo, che è stata la prima Wow. insegna che ha avuto la concessionaria, perché mio padre, appunto, ha tenuto tutte le insegne. Poi vi faccio vedere, perché poi sai quando si dice la storia di un punto vendita, il punto vendita ha avuto tutte le insegne, lui le ha tenute tutte. Vedi, quando ancora c'era la scritta Milano, quindi il logo di Alfa Romeo è cambiato, e questo poi intanto passo di qua, che vi faccio vedere la prima auto della collezione, è lei, guardatela che meraviglia, una Giulietta T Super giallo Cina. Questa è stata la Certo. prima auto che ha tenuto Ah, mio papà. giallici. Che bellezza. Poi ci sono due pezzi che in realtà lui non ha mai venduto, che sono la 2005 Supersport, questa coupé detta il gobbone, e poi quest'altra 2005 invece Cabrio, sempre appunto 2005 Supersport, ed è una delle storie più affascinanti del museo, perché lui questa proprio, sai, la classica storia l'ha trovata in un fienile. Quindi Esatto, come faceva Viscaretti. Senti sì. Elisabetta, queste vetture sono marcianti. Sì, sono tutte funzionanti, sono tutte Wow. omologate e diciamo che, non so, ad esempio questa, l'ultima che ho usato è stata questa SZ, che adesso io la dico brutta, se mi sente zagato mi picchia, una 75 vestita bene, però adesso no. No, è una stupida battuta, ma in realtà è un'auto che a me piace moltissimo, un'auto che nella sua epoca ha fatto veramente scalpore, e la 2019 siamo stati invitati appunto da Zagato a partecipare alla Mille Miglia, perché erano i 100 anni di Zagato,
già. E quindi lui ha invitato, diciamo, 12 auto rappresentative della casa Della sua mitica produzione. carrozzeria, e quindi noi abbiamo partecipato. Fra l'altro, con quest'auto abbiamo partecipato alla Mille Miglia, mio marito ed io, ma anche Klaus Busse, che è l'head of design di FC Auto. Certo. Quindi, insomma, ci siamo parecchio divertiti. Questa è un'auto che l'ho inquadrata perché la amo molto. Poi, non so se sto andando, se vi faccio Mamma girare la mia, testa, no, si spero vede, di ma no. che belle, bellissime, E poi vabbè, insomma, ci bellissimo, sono le Lidia. auto iconiche. Io ti dico, sono auto molto semplici, non sono pezzi one-off o prototipi, sono le auto che abbiamo Sì, avuto, no? vetture stradali, Sì, certo, sì. infatti. Da competizione avete qualcosa o no? Perché non erano le auto che voi No, come... esatto, però ad esempio c'è una Giulia T-Super che le sue corse le ha fatte, che è questa, certo. che è unica al mondo per via del suo colore. Ah. E scusate, spero di non farvi girare la testa. No, una No, cosa che voglio... anzi, ce le fai girare perché sono delle meraviglie, Una cosa Elisabetta. che vi voglio inquadrare, questa Sì? è comunicazione nel punto vendita. Guardate che meraviglia, questi sono gli anni 70 e sono i manifesti che pubblicizzavano la 1750, la GT Junior con i prezzi ancora in lire. Wow, La grafica, guardate questa grafica cos'è. bellissime, Quindi con tutti i bellissime rigori degli anni davvero. 70. Sì, E fantastico. questo a me piace molto perché noi le auto, siccome appunto la concessionaria le vendeva, questo era quello che c'era all'interno del punto vendita per poter raccontare delle Certo. automobili, sai, i LED wall ancora non c'erano. Già, sì, Quindi meravigliosa. questa è la gemella gialla della SZ, la RZ, la versione roadster. E poi vi faccio dare uno sguardo anche a una delle altre auto che per me, a proposito di Bertone, è una bellezza, la Giulia SS. Insomma, secondo me quest'auto è un capolavoro, io la adoro veramente. Stupenda, Poi vi faccio stupenda, dare uno Elisabetta. sguardo là. La vedi il fuoristrada, quello verde là, la matta? L'Alfa Matta, la R51, sempre una delle nostre preferite perché è un'auto un po' fuori di testa, infatti si chiama Matta. Ah, ma che peccato che non si possa vedere questo museo adesso. Insomma, speriamo che ci Vabbè, noi facciano vi riaprire aspetto. presto. E poi Guarda, un'altra delle mie auto preferite, lei è la Montreal, dai, la Montreal iconica, ah, la per Montra, sì. la Il adoriamo perché nostro rappresenta proprio i Marcello suoi anni. Zanini. Sì. Con gli occhietti che si chiudono, sempre di Zagato, bellissima anche questa, la Junior Zagato, cioè è davvero un'auto spettacolare con questa fanaleria coperta dal plexiglass, fantastica. E Molto bello. poi torniamo in qua, che così vi faccio dare una sbirciatina da fuori alla parte dell'archivio, che è questa appunto che vedete che si chiama Cozzi Lab, dove sono contenuti oggetti, documenti e tutto quello che è il materiale che mio padre appunto ha conservato tra armadi e scatoloni e che adesso finalmente è diventato un archivio. E quindi troviamo libri, fotografie, trofei, riviste, e, insomma ci sono veramente cose molto belle ed è molto divertente sbirciarci, devo dire la verità. Eccoci. Molto bene. Quindi Elisabetta, grazie infinite, guarda, abbiamo fatto Stato... veramente, cioè, proprio guarda, aperto il cuore. Senti, ma quindi ricordiamo ai nostri follower che ci stanno ascoltando, beh, per venirti a trovare, quindi cosa fanno? Devono prenotare o guardare sul sito se c'è un Sì. appuntamento di apertura o prenotare se sono un gruppo, possono contattare, ci sono tutti i riferimenti, immagino, sul Esatto, vostro sul sito. sito c'è tutto, c'è la possibilità di prenotare le visite quando si riapriranno, quindi diciamo come visitare il museo come singoli, poi come farlo anche come gruppi, come poter chiedere un'apertura in esclusiva, c'è tutto, seguendoci anche ovviamente sui canali Facebook, Instagram, eccetera. Tutte le informazioni sono facili da reperire. Benissimo, Elisabetta. Guarda, grazie proprio A voi, è tantissime stato anche per bello questa avere degli serata ospiti così al museo. prefestiva. Insomma, ci ha fatto veramente molto piacere essere con te. Guarda, grazie per la Anche visita. a me. Anche a Grazie me. tante. A presto, Grazie, in bocca cari al lupo, saluti a buon anno tutti. ancora. Grazie Allora, anche a intanto voi. salutiamo Elisabetta. Arrivederci, Ciao di ciao, a nuovo presto. Elisabetta, a Ciao. presto, grazie, ciao ciao. Salutiamo Elisabetta, io per averci seguito, spero che questa...
conversazione vi sia sembrata appassionante come lo è stato per me. È davvero sempre entusiasmante sentire di tutte queste idee, queste iniziative. Qualcosa cercheremo anche di mettere in essere anche per il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. E, vi do appuntamento per martedì prossimo con un museo non di auto questa volta. Incontreremo il direttore del Museo del Cinema di Torino, quindi Domenico De Gaetano. Sarà un'altra conversazione, spero molto interessante, perché comunque automobili e cinema vanno in parallelo nel Novecento, quindi abbiamo tanti punti in comune, quindi sarà una conversazione, spero, che vi interesserà. E vi auguro ancora buon anno e vi aspetto alla prossima Mautox. A presto a tutti, arrivederci, buona serata, arrivederci.